L'australiana sta mettendo a letto migliaia di italiani e a dura prova il pronto soccorso degli ospedali. È arrivata in anticipo l'influenza stagionale rispetto alle previsioni degli esperti e con forme sia lievi che acute. Secondo i dati della rete di sorveglianza di Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 28 al 4 dicembre sarebbero ben 943.000 gli italiani contagiati. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati, soprattutto nei fine settimana, quando i medici di famiglia e le case della salute sono irreperibili. Ad Arezzo ci conferma il direttore della medicina di chirurgia d'urgenza dell'ospedale San Donato, Maurizio Zanobetti, si registra un 30% di accessi in più, su un totale che rimane comunque già di per sé molto alto, circa 220 accessi al giorno. I sintomi principali sono febbre, tosse e insufficienza respiratoria, afferma Zanobetti, sintomi comuni anche al Covid, che ha avuto un lieve incremento ma non tale da giustificare il 30% della sintomatologia. Quindi è la sindrome influenzale a causare il maggior accesso ai pronto soccorso. Nei pazienti fragili, prosegue il dottore, con diverse patologie, e negli anziani non vaccinati, la sindrome influenzale determina spesso la necessità di alcuni giorni di ricovero e questo si ripercuote sulla mancanza di posti letto a disposizione, sebbene, conclude Zanobetti, l'ospedale San Donato di Arezzo abbia un'ottima organizzazione per contrastare il fenomeno del boarding, cioè l'attesa per un posto letto. Oltre a Guido Monaco e Piazza San Francesco, anche via Cavour sarà interdetta al traffico, tranne che per i residenti e altre eccezioni, nei fine settimana di dicembre. La decisione è del comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, ed è dettata dall'incredibile afflusso di turisti in questi fine settimana di dicembre per la città del Natale. Un provvedimento arrivato nel giro di poche ore per snellire traffico e code e che scatta ogni sabato e domenica dalle 14 alle 20. È dunque istituito il divieto di transito dei veicoli in via Cavour e ancora in via Guido Monaco, nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza San Francesco e la stessa piazza San Francesco. Nelle stesse giornate, fasce orarie, c'è anche il divieto di accesso di ogni veicolo da piazza Guido Monaco in direzione del tratto di via Guido Monaco compreso tra la piazza e via Garibaldi, ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio di piazza del Popolo. Le altre eccezioni riguardano i veicoli di polizia, dei mezzi di soccorso ed emergenza, i servizi per le persone diversamente abili, i taxi e i residenti e i veicoli ad esclusiva propulsione elettrica. Aprire una nuova attività, insomma, dopo 2 anni di pandemia, questo tra l'altro è anche un'attività abbastanza storica per Arezzo, ma soprattutto con il problema del caro bollette, il caro energia, eppure da rete lavoro. Perché questa scelta? Perché comunque è una scelta che mi ha portato, diciamo, il cuore, perché io in questa zona ci sono nato, cresciuto e ho visto l'evoluzione di questo locale, ci ho visto un potenziale anche secondo me da sfruttare, con il discorso che poi turistico, diciamo, deve, è un'attività che la faremo lavorare tutto il giorno, dalla mattina alle colazioni, ai pranzi, fino alla sera a pericena, dopo cena, qualche serata dedicata un po' al, diciamo, alla movida, magari con le dovute accortezze, però faremo, diciamo un tutto tondo. Questo è un locale che appunto è proprio ai piedi del parcheggio Pietri, quindi ai piedi anche della città murata, quindi sperate proprio nell'afflusso anche dei turisti. Proprio che qui ci ho visto, diciamo, il potenziale, perché comunque vada, diciamo che questo è per me il porto d'Arezzo, no? Perché poi tutta la città storica, culturale, parte tutto da qui e quindi il turista staziona qui, cioè parcheggia e poi va. Quindi ci ho visto anche una soluzione anche per il turista, dare anche un'accoglienza come la prima accoglienza che possiamo dare per quanto riguarda la ristorazione o il bagno, quello che uno ha bisogno, insomma. Quante persone avrete al lavoro? Attualmente abbiamo, diciamo, ipotizzato 5 persone più un jolly che magari nelle serate più impegnative ci può dare una mano. Ma la chicca che praticamente sarà del locale, siccome dentro non abbiamo la possibilità di fare cucina, è un'ape
che, diciamo, con la cucina dedicata, che sarà attrezzata per fare hamburgeria, e faremo anche serate dedicate con hamburger, con magari chef che vengono a fare le loro proposte e da presentare, diciamo, la clientela. Il caro energia non vi spaventa? Ci spaventa e come, però ho sempre provato a osare per provare, e spero che anche questa attività possa funzionare al meglio, diciamo. Bisogna seguire un corso, bisogna sostenere un esame, dopodiché, una volta passato l'esame, si richiede in prefettura il decreto da guardia zoofila. È stato durante la cena rigorosamente vegana di beneficenza organizzata da LEIDA, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Arezzo, che sono state presentate le nuove guardie zoofile, 8 in tutto, quelle formate nell'Aretino. Siamo già 8 che hanno passato il corso e a breve iniziamo un ulteriore corso che lo facciamo qui ad Arezzo. Ci sono già altri 10 iscritti e quindi aspettiamo anche altre persone che si sono interessate ad iscriversi al corso, ben volentieri, quindi devono andare sul sito LEIDA oppure su Facebook, scusate, LEIDA-Arezzo, e lì ci potete contattare tranquillamente e noi vi diamo tutte le risposte del caso. Il corso non è difficile se si studia e se si entra nel mood, insomma. La vita della guardia zoofila è una vita di studio, è una vita nella quale ci si informa in continuazione, perché le leggi cambiano, perché ci sono sempre nuove sentenze, ci sono sempre nuovi fatti, e quindi bisogna comunque capire che bisogna studiare, non bisogna mai rimanere indietro e bisogna stare al passo con le nuove leggi e i nuovi regolamenti. Quindi non è difficile. Bisogna avere la passione, quando uno ha la passione non è mai difficile. È un artista che da 30 anni usa la fibra ottica e ne fa il mezzo per eccellenza, il mezzo d'elezione per parlare di contemporaneo oggi, ma anche in questo caso di rapporto con l'antico oggi qui presso Palazzo Lombardi, presso Sugar. L'arte luminosa di Carlo Bernardini a cura di Fabio Migliorati illumina Palazzo Lombardi. È una specie di cortocircuito mentale, però il lavoro di Bernardini fa anche questo, ci fa vedere cose che non ci sono e normalmente non consideriamo. Il suo lavoro circoscrive il nulla, il niente, e lo fa esistere di fronte a noi attraverso poetiche dei poliedri illuminati, attraverso geometrie non euclidee, attraverso questo tipo di rapporto. In questi spazi, oltre ai mosaici romani scoperti anni fa, che custodiscono la memoria più recente di importanti mostre d'arte contemporanea, adesso trovano spazio anche queste sculture, veri e propri disegni di luce. I miei interventi visivi di luce tendono a trasformare lo spazio per creare delle dimensioni invisibili, più che altro è un disegno nello spazio che cerca di plasmare il vuoto dello spazio per introdurre, diciamo, lo spettatore all'interno di un'altra dimensione, una dimensione invisibile, cambiando le coordinate percettive del luogo e quindi trasportandolo all'interno di coordinate differenti che sono quelle di un disegno nello spazio.